Io partirei da due verbi, da due azioni che voi conoscete molto bene, che sono in apparente contrasto fra di loro, di sicuro sono in forte dialettica, cioè resistere e creare. Quello che ascolterete nella prossima ora sarà verità, vera. E li utilizzo per coniugare la domanda in questo modo, e cioè quanto avete resistito e quanto avete creato nella realizzazione del Maestro e Margherita, ovviamente dal punto di vista coreografico e registico. Bella domanda. Io ho resistito poco, creato direi abbastanza, cioè mi sento realizzata. E questa storia, signori, parla di niente proprio di meno che di Ponzio Pilato, sì signori, di Ponzio Pilato e della vera storia di Yeshua a Nosri e della sua morte causata dalla paura della verità. Noi abbiamo dovuto resistere a non mettere tutto quello che c'è nel romanzo di Bulgakov, perché c'è talmente tanta roba, ci sono talmente tanti viaggi, così tante immagini, così tante suggestioni, così tante storie che si accavallano una sopra l'altra, che invece per costruire uno spettacolo devi mantenere una linea che sia chiara, degli avvenimenti che possono essere comprensibili, anche perché usando tanti linguaggi la comprensibilità diventa un aspetto fondamentale. Che grande magia il teatro, immagini e parole che suscitano emozioni. La polis, la comunità, la politica, ma legata alla polis ovviamente, e l'etica, no? E la tensione etica, che sono sempre stati al centro dei vostri percorsi. In questo caso, come avete tradotto, sempre in questo spettacolo, il Maestro e Margherita, l'elemento politico e l'elemento etico? Al centro dello spettacolo noi abbiamo messo proprio la paura della verità, che è un tema che naturalmente nella Russia, nell'URSS di Bulgakov, ha un valore molto forte proprio nella storia di Gesù, di Yeshua a Nosri, ma è credo un tema che sia di una universalità assoluta. L'amore è balzato davanti a noi dal nulla, come un assassino in un vicolo, e ci ha colpiti entrambi nello stesso istante. Così colpisce la saetta, così colpisce il coltello a serramanico. Io credo che molto della danza che cerco di fare è proprio un discorso molto comunitario, a partire dal processo che compone l'atto creativo, e credo moltissimo nel fatto che il teatro, e in quello io comprendo anche la danza, sia un fatto di una comunità verso un'altra comunità, che è quella del pubblico. Per me l'etica sta nel non aver paura anche di condurre un lavoro, tra virgolette, molto artigianale, provare a raccontare delle storie, farlo con il corpo, senza porsi dei preconcetti che molto spesso sono falsi, no? Sono degli stili. Qual è il preconcetto? Qual è stato in questo caso il preconcetto, il pregiudizio che hai dovuto più superare? Il fatto forse di affrontare con forza la contaminazione dei generi? Per esempio, in questo caso una cosa che si sposava molto bene a questo tipo di idea era provare a fare una citazione del musical. Se tu conosci un po' l'ambiente della danza, il musical è un livello che molto spesso per gli autori contemporanei è qualcosa, insomma, che non si fa, dai, no? Diciamo. Invece provare a fare un lavoro serio, impegnato, che mescola degli stili, all'interno ci sono danzatori che vengono da formazioni molto alte, no? E provare invece a lavorare su un musical, ma starci veramente dentro, non virgolettarlo e dire faccio il musical, ma in realtà... Thank you.
Ernesto e Margherita, l'abbiamo già accennato, lo ribadiamo, uno dei romanzi più complessi, più articolati, insomma, del Novecento, appunto, che diventa veramente difficile anche proprio inscriverlo in un genere, perché si possono dare 100.000 definizioni, low fantasy, stavo detto, thriller, romanzo d'amore, denuncia satirica, grottesca, sociale, c'è cioè veramente di tutto. Cominciamo! E chiedo uno sforzo di fantasia, immaginate che ci sia nel foyer un adolescente e una signora di 60 anni e oltre che sono abbastanza perplessi, non sanno bene cos'è e cosa li potrebbe aspettare, e voi con parole concise, sintetiche ma persuasive dovete riuscire a farli entrare in platea spiegando in maniera molto semplice che cosa vivranno in un'ora e mezza. Cosa direste? Beh, già che il fatto che siano arrivati fino al foyer vuol dire che sono già sulla via giusta. Potrebbero andare via però. Dovremmo metterci del nostro per mandare via. Ma io direi, li inviterei ad entrare e a lasciarsi andare allo spettacolo. Sarà una serata speciale, un grande spettacolo di magia nera. È uno scherzo la vita, ma in una messa in scena sta a voi scegliere che parte recitare. Sembra finzione, ma è tutto vero. Uno spettacolo che ti prende, che ti accoglie, che ti abbraccia. E lo spettacolo esplode anche in platea. Non è vero, signori? Dite, non vi piacerebbe condividere la fortuna dei finanziardi? Continua evoluzione di mondi, di esplosioni di luce, di momenti invece più di raccolti, di storie. Non vi annoierete. No, credo di no. Ok, Michela? Sì, io gli direi venite dentro intanto e vedrete che quando uscite almeno una canzoncina vi rimane in testa. Vediamo se è una sfida, se alla fine cantate questa canzoncina ce l'abbiamo fatta. Perché l'interazione col pubblico e con la platea che avviene a un certo punto e risponde a un'esigenza artistica e non a una furbata, diciamolo così? Non è stato per fare una furbata, è stato davvero per dare il senso al pubblico di essere dentro una storia, perché l'essere dentro una storia aiuta anche a seguirla, aiuta ad apprezzarla. Prendiamo quello lì con gli occhiali, prendiamo quello lì, sì, ecco, proprio così. Quello lì non paga gli alimenti alla moglie, anzi, è la moglie che dovrebbe pagare gli alimenti a lui, perché quello lì è un morto di fame. E poi c'è questa parte dell'idea appunto di questo cabaret, questa parte che è proprio anche in maniera abbastanza naturale, no? È aperto, cioè taglia la quarta parete, quindi poteva essere molto interessante avere questo come qualcosa che ricorda anche un passato, no? Che cosa vi manca per essere felici? Vi manca l'amore, ma qua, vi manca la fama, ma qua, vi manca il sesso, ma qua. So che da bambina hai sempre ballato, no? Ho letto che spostavi i divani dentro casa e che leggi i corpi come fossero mappe, è un'espressione molto bella. Hai lavorato con disabili e anche malati di mente perché, parole tue, la sofferenza è vita doppia. Quindi ferite, storture, deviazioni esercitano sempre lo stesso fascino su di te? Sì, è proprio legato al fatto che sempre di più mi piace lavorare anche con corpi grandi, no? Mi piacciono moltissimo gli attori, i danzatori con una bella età. Perché credo che appunto questa mappa, no? Il corpo più vive, più ha esperienza e più toglie questa foga, no? Incredibile, e comincia a certe volte anche malgrado la testa, no? Cioè, dà dei segni molto precisi, la vita, no? Ci modella come. E quindi i corpi diventano dei patrimoni incredibili. Check.
poi l'imperfezione ha sempre un fascino. Io mi ricordo che Luzzatti, quando si parlava di opere d'arte, di creazioni, lui diceva: la creazione artistica deve avere sempre qualcosa di sbagliato, ci deve essere sempre qualcosa di storto. C'era anche Rodari che diceva: sbagliando si inventa, no? Infatti erano molto amici tra l'altro, hanno lavorato tanto l'errare, assieme. No? Nel senso duplice del significato. Manuele, invece so che sei ossessionato dalla ricerca della verità e l'etica, la condivisione, so che consideri il teatro come l'unico luogo schizofrenico in cui si può trovare pace. Sì, può essere. Per molti è così. E so anche che soffri terribilmente di depressione post-primam, chiamiamola così. Cioè subito dopo la prima, no? Ma questa è una cosa abbastanza comune, non è solamente tipica tua, è il postpartum, esatto. La stessa cosa. Non piangere piccolino, non è successo niente, non avere paura. Al di là del momento blu che vivrai quindi, domani. Danico, volevo chiederti qual è stata così di primo acchito la gioia maggiore e la difficoltà maggiore che hai dentro di te dopo questa esperienza? Ci sono stati sicuramente, per quanto mi riguarda, ma penso anche per Michela possa essere simile, dei momenti in cui non capivo bene dove stavo andando a parare. Però la fiducia è tanta, per okay. Cui dico, anche se adesso non capisco, magari lo capisco domani, ed è puntualmente sempre successo così. Cristo visse come il più grande di tutti gli artisti, disdegnando sia il marmo, sia l'argilla, sia il colore e lavorando sulla carne viva. Vincent van Gogh. Meraviglioso. E beh, che dire, straordinario, strepitoso. Non so neanche se è tanto associabile a quello che stai dicendo, però io ho fatto questi 2 anni, 3 anni e mezzo dentro questo ex ospedale psichiatrico a Udine, dove appunto è questo ospedale di Basaglia, no? Sì. Ok, e noi eravamo lì ospiti come balletto civile e non avevamo per forza l'obbligo di lavorare con i malati di mente, ma dovevamo tenere le porte aperte. Avevamo ristrutturato questa sala prove, una mattina arriviamo e c'è questo grande dipinto di questo Cristo sul muro. E quindi noi chiaramente andiamo dai responsabili e dice: guarda, l'ha fatto Pino, e arriva questo uomo che non parlava mai e dice: vi ho disegnato un compagno. Che parla di bellezza. È come se gli sfuggisse di mano quello che è diventato. Cosa c'è dentro a questo gioco? Di bellezza, di seduzione, di Eros e Thanatos, di morte. Quello che mi attrae di più del personaggio è l'aspetto narcisistico. Capire cosa è realtà, cosa è illusione, quali sono i pericoli di questo gioco. Se fossi il ritratto a mutare, io a rimanere per sempre quello che sono.
E la maggior parte della comunicazione nella nostra vita passa attraverso gli occhi. E la bellezza passa attraverso gli occhi, anche l'innamoramento inizia dallo sguardo, dalla vista, passa attraverso gli occhi. Io voglio vedere coi miei occhi. Io devo sapere cosa sono io. La bellezza non ha pietà perché è perfetta. E è difficile dire che cos'è la bellezza. Possiamo descriverla come ha fatto Wilde, con degli aforismi geniali. Uno su tutti è che la bellezza non pensa. Sono geloso del ritratto che hai dipinto. Oggi, nella ricerca dell'affermazione continua del sé attraverso il selfie stick o i social che ci chiedono di lavorare tantissimo sulle immagini, e allora anche qui la bellezza non ha pietà, perché diventa un gioco perverso, una compulsione suicida. Dorian, comprami l'anima, prendila e porta. Questa continua ostentazione della nostra immagine, dell'estetica, a discapito del contenuto, ci porta ad allontanarci dagli altri, non siamo più in grado di empatizzare e rimaniamo vittime del deserto che ci creiamo attorno. Ed è proprio quello che rappresenta lo spettacolo. Sono la tua oscenità, la tua misera realtà. Sono la tua maschera. La danza è stato un linguaggio a un certo punto necessario. Tutto ciò che è fisico nel romanzo, come ad esempio i personaggi, qui invece sono le voci di Dorian, che rappresenta tutti. Quindi Sybil Vane diventa a un certo punto un velo di seta tempesta nella musica. Mentre ciò che fisico non è, l'idea dell'anima, qui diventa fisico per contrappunto. Abbiamo l'anima, di conseguenza, che è interpretata da un ballerino, ed essendo fisica il linguaggio migliore era quello di appropriarci della danza in qualche modo. Ecco. Dorian Gray viene giudicato, come lo è stato anche Wilde in vita, dalla società perbenista dell'epoca, ed è considerato eccessivo perché il mondo intorno a lui lo considera eccessivo. Lord Stavely asserisce che il signor Gray non è una persona da presentare ad una fanciulla per bene. In realtà il quadro che gli ricorda continuamente questo suo essere troppo fuori dagli schemi per quello che era all'epoca, finisce per schiacciarlo. Gloria, hai perso l'anima. Ho trovato un'intervista di Oscar Wilde su questo romanzo e lui parlava proprio dei personaggi che aveva descritto in quest'opera, e lui disse che lui stesso si era sentito ed era contemporaneamente, in momenti diversi, tutti i protagonisti del romanzo. Sono partito da questa sua affermazione e l'ho trovata la chiave di lettura in assoluto più interessante, anche la più contemporanea, perché tutti noi siamo Dorian Gray, siamo il pittore, siamo l'amico, siamo il ritratto, siamo Sybil Vane. Te lo mostrerò. E in questo modo è stato facile far coesistere tutto nella mente di un solo personaggio. Solo la bellezza non teme oscurità. Dorian Gray parla della storia di un giovane uomo, di un ragazzo, insomma. Sogno e non morirò. Che scopre la propria bellezza e rimane travolto da questa esperienza. Qui per sempre splenderò. Sì, attraverso la bellezza che scopre di avere, lui scopre anche di avere un potere tremendo sulle altre persone. Nel sogno mio Dorian. È proprio su questo potere che lui giocherà tutta la sua vita. Per salutarci, allora, l'invito semplicemente adesso a
reagire, riflettere come volete su quello che invece è il cosiddetto slogan, motto, augurio del programma Retroscena da quando è nato, cioè da 10 anni a questa parte. E cioè che il teatro non sopravviva, ma viva. Il teatro è molto vivo, è vivissimo, non è vero che è morto. Si va molto più a teatro adesso che nel passato e la leggenda del teatro che muore non la capisco, non la conosco, non l'ho mai vista nella storia. Mai come negli ultimi anni si è andato a teatro nella storia dell'umanità. Quindi è assolutamente un invito che io condivido ed è il motivo per cui anche con forza, no? Non invito solo a resistere, ma invito a creare. Dentro una resistenza proviamo a non sopravvivere, ma a creare, quindi a portare assolutamente linfa vitale, quindi in maniera super positiva, sapendo anche le difficoltà. Sono pienamente d'accordo, anche se in questo momento storico particolare probabilmente in molti luoghi del mondo il teatro sta sopravvivendo e anche con grande sofferenza. Sì, l'augurio è che viva bene, che viva il più a lungo possibile. Il teatro, c'è chi sostiene a cuore aperto che il teatro è l'arte dell'incontro, no? Il luogo degli incontri, ed è vero, perché il teatro è vita. È dialogo fra le parti, non solo sul palcoscenico ma anche tra la platea, il pubblico, le persone. Sono le persone che fanno il teatro e le persone che vengono a teatro sono quelle che danno vita alle opere e agli spettacoli, perché senza sono solo prove. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Che Teatro Fa. Vediamo subito le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate nella nostra penisola. Partiamo dal nord, dalla città di Trieste, che dal 21 al 25 marzo sarà investita da un vento musicale proveniente da Broadway. Al Teatro Rossetti infatti andrà in scena Sunset Boulevard, dal film di Billy Wilder, su musica di Andrew Lloyd Webber e con la meravigliosa voce di Rhea Jones. Sunset Boulevard, Lincoln Boulevard. Una brezza passionale ma spietata e struggente accompagnerà il pubblico nella storia di Norma, una diva del muto la cui fama è annebbiata dalla rivoluzione del cinema sonoro e del Technicolor. Sempre al nord, ma a Casale Monferrato, il 27 marzo il Duomo di Sant'Evasio sarà misericordiosamente travolto da Stabat Mater, un canto che parla del dolore di una madre che perde il figlio, diretto da Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone e con la drammaturgia musicale di Antonella Talamonti. Che significa pensare una musica per un luogo? Significa utilizzare o cercare di utilizzare al massimo gli aspetti acustici che quel luogo ci può fornire. Una rosa dei venti liturgica avvolgerà l'intero spazio del Duomo, dal coro all'abside, dal pulpito alle navate fin sull'altare, immergendo gli ascoltatori in un levante musicale sacro e celeste. È instabile invece la situazione meteo teatrale al centro della nostra penisola. Un'alternanza di nuvolose folgorazioni e cristalline schiarite interesseranno infatti il Teatro Vascello di Roma, dove dal 21 al 25 marzo Cesare Ronconi dirige Giuramenti, testo di Mariangela Gualtieri per 12 giovani interpreti d'eccellenza. Hai anche tu 10 dita? Sì, 10 su e 10 giù. Un gigantesco giuramento d'amore al teatro, all'arte e a ciò che più avvicina e rende vivi genererà provocatori turbamenti d'animo al risuonare della parola sacramentale, che viene così ripotenziata riconquistando nuova linfa vitale. Non dormite, tenetevi allerta, cerchiate la vita, fateci un segno.
Infine, nel sud d'Italia si segnalano temperature drammaturgiche in costante rialzo. Al Teatro Bellini di Napoli, infatti, dal 22 al 25 marzo, Alessandro Gassman mette in scena Qualcuno volò sul nido del cuculo, tratto dall'omonimo romanzo di Ken Casey e qui adattato da Maurizio De Giovanni, che ambienta la storia in un ospedale psichiatrico di Aversa. La trovo bene, signor Danese, mi pare che la terapia adottata non sia riuscita a calmare. Devo dire la verità, mi ha messo addosso una certa elettricità, baratna scossa. Le scariche evocative originate dalle piccole storie e dalle grandi solitudini dei folli protagonisti, creature vulnerabili, passive e inerti, la cui vita congelata nella routine di un ospedale psichiatrico e turbata all'improvviso dall'arrivo del ciclone Dario Danise, provocheranno intense rivoluzioni dello spirito, lanciando un grido di denuncia che scuote le coscienze e fa riflettere. Penso più che il paziente Danise vada trattato mediante terapia dell'elettroshock. Wow, sì. No. Penso piuttosto che si debba prendere in considerazione la terapia chirurgica. A Ischia, invece, il 26 marzo, un vento misericordioso avvolgerà la cattedrale Santa Maria dell'Assunta, dove di fronte al pregevole crocifisso di scuola catalana, l'attrice Luciana De Falco interpreta Maria in un'originale versione dello Stabat Mater assieme alla corale polifonica Buon Pastore e agli ottoni dell'ensemble Pitecusa Brass. Ecco, tutto si compie, tutto è già compiuto. Ti ho partorito al mondo, figlio mio. La rosa dei venti emotivi si sposterà da uno scirocco drammaturgico proveniente dal fondo dei secoli a un levante lirico che arriva dal mare e che porta con sé le voci lontane e prossime di chi cerca aiuto, ieri come oggi. Queste le previsioni meteo-teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store o dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV 2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come quando vorrete. Non perdiamoci di vista.